Bentrovati, ospite di questa puntata di Tribuna Politica è Elena Iaverone, vice sindaco di Avellino, con diverse deleghe, un po' parecchie deleghe, no? Bilancio, personale, innovazione, formazione e per ultima la delega ai rapporti con il gruppo consiliare del Partito Democratico. Grazie all'assessore e vice sindaco Iaverone per aver accettato il mio invito. Grazie. Io partirei proprio da qui, no? Ma non sono tante deleghe. Cioè, è vero che, me la lasci buttare un po' anche sullo scherzo, che si parla sempre di pari opportunità mai compiute, ma lei è un esempio di opportunità impari a danno del maschio. Sono un bel risultato. Quattro deleghe pesanti. Sì, innanzitutto ringrazio lei di avermi invitato, sono molto pesanti anche perché sono tutte deleghe centrali come il bilancio, il personale. Io vengo anche da un'esperienza un po' più dura perché il bilancio, come lei si ricorderà, era stato trasferito all'assessore Lazzazzera e quindi io avevo avuto oltre al personale anche il patrimonio, il contenzioso. Poi l'assessore Lazzazzera si è dimessa, quindi io ho avuto di nuovo la delega di interim del bilancio, ma con un impegno quotidiano riesco, diciamo, a riportare qualche risultato. Il bilancio, proprio l'assessorato al bilancio del Comune di Avellino, negli ultimi tempi ha fatto parecchie vittime, a parte la Zazzera, poi c'è stato anche un assessore a mio parere molto bravo. Facciamo i nomi per non rievocare il passato, sì. Un professore universitario di tutto rispetto. E perché sul bilancio del Comune di Avellino tutti alla fine inciampano, lasciano, sono costretti ad andarsene? E lei non si sente un pochettino anche al rischio, no, su questo bilancio? Al no. Rischio nel senso di dover un giorno decidere basta, non ce la faccio più con questi mi numeri, auguro no? Di no, anche perché io sono, come lei sa, l'unico consigliere eletto che fa parte delle liste del Partito Democratico di questo organo esecutivo e io ritengo fondamentale l'esperienza politica per fare l'assessore non solo al bilancio ma a qualsiasi settore, perché ci vuole un po' di elasticità, perché noi non stiamo amministrando la cosa pubblica e non stiamo amministrando, diciamo, le casse della nostra famiglia, quindi ritengo fondamentale l'esperienza politica, c'è bisogno un po', come dicevo prima, di elasticità. È stata la delega che forse ritengo più appropriata alla mia persona, perché serve molta trasparenza, molta trasparenza, molta serietà, molta onestà, perché io dall'inizio ho subito instaurato un rapporto con il dirigente del settore finanze molto chiaro. Io do l'indirizzo, io esercito il controllo e lui svolge la funzione gestionale e questo è il ruolo dell'assessore. Se andiamo in contrasto con il dirigente o vogliamo scavalcarlo o vogliamo dettare la linea. Lei ha parlato di trasparenza che è assolutamente un prerequisito, è una precondizione addirittura, dovrebbe essere scontata e quindi sulla trasparenza ci siamo. E sulla competenza, cioè qual è la competenza professionale di Elena Iaverone per cui deve occuparsi, può occuparsi con assoluta professionalità del bilancio? Allora, io non sono un tecnico della materia, ma sono una laureata in giurisprudenza e sono anche avvocata, quindi mi sono rimboccata le maniche e ho cominciato a studiare. E i consiglieri comunali, le dico una cosa un po' personale, ultimamente mi chiamano Mario Draghi, ma diciamo questo è per stemperare un po' i toni della nostra discussione. Potevano essere un po' più gentili e chiamarla Maria Draghi. Loro, diciamo, si sentono molto sicuri, diciamo, da quando io svolgo questo ruolo, perché devo capire prima io e quindi riesco a trasferirla a loro in maniera anche molto semplice, elementare, ma sempre tenendo presente la competenza e la professionalità. Certo. Sì, dopo del bilancio torniamo a parlare, no? In maniera un po' meno tecnica e magari sì, più politica, per cercare di capire alcune cose, alcune strategie che lei ha in mente. Ricominciamo da capo. Dall'altra delega, l'ultima che le è stata assegnata, cioè la delega del rapporto, dei rapporti con il gruppo consiliare del PD. Soltanto per rinfrescare un po' la memoria a me innanzitutto e poi ai telespettatori, devo soltanto ricordare che il problema, il grande vero problema dell'amministrazione Foti è proprio il rapporto con il gruppo consiliare del Partito Democratico, cioè dello stesso partito del sindaco. Ecco, sembra inverosimile, eppure è così.
Allora, ieri avete avuto un incontro, il primo incontro, no? C'è stato tra la delegata ai rapporti con il gruppo consiliare e il gruppo consiliare. Sì. In breve, avete deciso qualche cosa di buono finalmente? Allora, sicuramente tra le tante deleghe che ho, questa penso che sia la più difficile, non solo per il momento storico in cui cade, diciamo politico, ma anche per il rapporto, diciamo, che come diceva lei, dall'inizio tra il Partito Democratico, il sindaco, l'organo esecutivo e il Consiglio Comunale ci sono state sempre delle frizioni. È un riconoscimento molto importante che ho ricevuto dal sindaco e che mi gratifica non poco, perché l'indicazione della mia persona è venuta proprio dal gruppo del Partito Democratico, cioè nel partito al quale io appartengo. Forse è un riconoscimento per il lavoro svolto, per il lavoro che sto ponendo in essere, anche per un ruolo che ho sempre esercitato. Diciamo che anche la mia nomina di vice sindaco io l'ho intesa così, come l'elemento di raccordo tra l'organo esecutivo e il Consiglio Comunale. Forse perché sono un consigliere comunale eletto, e questo lo ritengo fondamentale. E forse per chi ha grandi capacità di mediazione? Sicuramente anche questo, un po' grazie al mio carattere, perché è un carattere molto aperto, socievole, nello stesso tempo mi molto dicono diplomatico. Anche molto forte, mi dicono molto anche molto forte, cioè è una Iaverone che è determinata al punto tale che mentre sorride è opportuno stare attenti, perché sì, questo è vero. Se bisogna raggiungere un obiettivo poi si va avanti. Diciamo che questo è vero, i consiglieri comunali mi hanno voluto fortemente nel rappresentare questo ruolo molto difficile, anche perché direttore negli ultimi mesi arriveranno in consiglio comunale delle osservazioni molto importanti in merito non solo al piano urbanistico, la tutela ambientale, il trasferimento eventuale del terminal del bus a Campo Genova. Arriveranno delle discussioni molto importanti e quindi sarà necessario arrivare in consiglio comunale non solo con delle proposte condivise ma anche con una unità di intenti, perché lei si rende conto che la delega che mi è stata appunto assegnata ultimamente dal sindaco, l'unica delega che non ha portafoglio ma forse la più importante, dovrà trovare una sinergia di intenti anche con l'opposizione, perché da quando sono stata nominata vice sindaco ho cercato anche di mediare tra minoranza e maggioranza, però i rapporti maggiori li ho appunto con il gruppo del Partito Democratico e con il gruppo della maggioranza. Senta, il gruppo, parliamo del gruppo del PD, che mi pare non soltanto numericamente la cosa maggiore che c'è, no, all'interno del Consiglio, ma è anche la parte un po' più irrequieta, ecco, stavo per dire ostile, ma penso che sia più corretto dire irrequieta. Lei che idea si è fatta di questo gruppo del Partito Democratico? Non le chiedo giudizi sulle singole persone, sarebbe fuori posto, ma secondo lei, no, per come, per le cose già accadute e per quelle che potrebbero ancora accadere, è un gruppo, quello del PD, che va domato o addolcito? Io direi addolcito. Ma non è un gruppo irrequieto, devo contraddirla. Beh, perché non contraddice me, se dice che il gruppo è quieto, no. Contraddice un po' le cronache. Io credo che è un gruppo al quale è mancata una linea politica dettata dal Partito Democratico in modo particolare, perché non solo c'è stata la lontananza della segreteria provinciale dal gruppo del Partito Democratico, ma è mancata la figura del coordinatore cittadino, quello che noi chiamavamo il segretario cittadino, perché io ricordo, avendo partecipato al secondo mandato di Nunno, quindi nel 99, la prima volta che mi sono candidata, avevo 28 anni, e che noi avevamo un confronto quotidiano, si può dire veramente settimanale, con il Partito Democratico, ma col segretario cittadino, che era colui che dettava la linea del Partito Democratico. Quindi io non addebito tutte le colpe ai consiglieri comunali, perché io ho grande rispetto del ruolo del consigliere comunale. Ho sempre esercitato questo ruolo con grande dignità e con grande responsabilità. Come mi diceva lei, ho anche un temperamento molto forte. Ricordo con Di Nunno, sono stata una dei quattro consiglieri comunali che ha fermato perfino un gruppo autonomo insieme alla dottoressa Lenzi, non so se lei si ricorda, ma gruppo autonomo per discutere di proposte, di cose concrete, di argomentazioni. Io oggi vedo
vedo che di tutto si discute sulla stampa, sui giornali, in TV, ma non si affrontano le tematiche nei luoghi opportuni e nelle sedi opportune. Quali sono le sedi opportune? Il gruppo del Partito Democratico, il partito e il Consiglio Comunale. Senta, per responsabilità, non per colpa, per responsabilità. Nella responsabilità ci possono essere tante cose, no? A differenza che la colpa presuppone sempre le fa l'avvocato, sì. La colpa presuppone sempre il dolo. Sì. La responsabilità può anche contemplare soltanto l'omissione. Ecco. Per responsabilità di chi non c'è questo dialogo sui problemi all'interno del gruppo, all'interno del partito, eccetera? Cioè. Io penso che sia una responsabilità, un senso civico di ogni consigliere comunale, perché nel momento un consigliere comunale si candida, raccoglie delle istanze, raccoglie delle proposte, delle esigenze, dei bisogni che poi vanno trasferite in cose concrete. Qual è il ruolo del consigliere comunale? È quello di fungere da stimolo anche nei confronti dell'organo esecutivo, perché non dimentichiamoci che il consigliere comunale anche delle sedi opportune che sono le commissioni, che oltre a vagliare le delibere, le proposte della giunta può anche proporre. E quindi io direi piuttosto questo, che è mancata una regia intorno ai consiglieri comunali. Non voglio e non posso, perché non ne ho le competenze, esprimere dei giudizi sui singoli consiglieri. Io ripeto, sono legata da una stima e un affetto a tutti i consiglieri comunali, perché molti dei consiglieri comunali hanno portato avanti delle battaglie insieme alla sottoscritta all'interno del consiglio comunale. Però il non partecipare ad una riunione, secondo me, significa dare adito a dei retropensieri, a dei pettegolezzi. Certo. Senta, ha immaginato un metodo, no? Da tenere presente, un canovaccio lungo il quale muoversi per questi incontri che lei avrà con il gruppo per sì. La nuova delega. Ecco. Ci può dire così in sintesi cosa intende fare, o meglio quali sì. Sono gli accordi che già ha preso col gruppo? In effetti ieri c'è stata la prima riunione di gruppo che avevo convocato io, ho chiesto al capogruppo Giacobbe proprio per confrontarmi con i consiglieri comunali di maggioranza per vedere come svolgere questo mio ruolo. Abbiamo discusso molto sulla possibilità di incontrarci ogni 15 giorni per aggiornare il gruppo consiliare della maggioranza rispetto alle delibere, alle proposte strategiche che la Giunta ha messo in atto in questo breve arco temporale. Immagino vice sindaco, mantenendo ben distinte le funzioni dell'esecutivo da quelle esatto. Del gruppo consiliare, perché diversamente fate un altro non avrebbe papocchio. Senso, no, non avrebbe senso, però per condividere le scelte strategiche dell'amministrazione, lei sa meglio di me che i tempi dell'amministrazione sono molto veloci, a volte noi deliberiamo il pomeriggio pratiche che abbiamo visionato soltanto la mattina, perché giustamente ci sono delle emergenze, delle necessità, e quindi non avremo i tempi di confrontarci con il gruppo. Certo, se facciamo il patrocinio non c'è bisogno di confrontarsi con il gruppo consiliare, cosa diversa se si individua una linea strategica sulla quale agire. Quindi è discutere, se ho capito bene, sulle linee un po' strategiche, quelle più politiche, politiche. Più importanti. Per condurre l'azione amministrativa. Questo per avere un risultato, che se nel caso in cui queste delibere poi devono essere ratificate anche in consiglio comunale si arriva con una linea unica politica certo. Di intento. Certo, io non so se è vero, no? Però ed è sempre pessima cosa raccogliere le voci dei marciapiedi, però arriva, no? All'orecchio di noi cronisti, ad esempio, no? Questa immagino che sia una leggenda metropolitana, che all'interno del gruppo non si discute appunto dei problemi, ma piuttosto all'interno di questo gruppo consiliare del PD c'è sempre qualcuno pronto a chiedere all'assessore di turno, eccetera, e poi magari se non ottiene si indispettisce. È vero, è una leggenda metropolitana? Immagino che la sua risposta sarà diplomatica, giustamente. No, a me questo non risulta, anche perché come assessore io partecipo quasi a tutte le riunioni di gruppo, ci sono state veramente una o due riunioni alle quali non ho partecipato per motivi personali, perché mi piace appunto confrontarmi. La politica è anche questa, non ci nascondiamo, però devo essere sincera, le ultime riunioni di gruppo sono veramente state
come posso dire, una partecipazione poco numerosa. E senta, Caperone, vice sindaco, sembra un po' complicato, vice sindaco è brutto pure chiamarla, vice sindaco. Io ho avuto ospite una settimana fa, 10 giorni fa, il presidente del Consiglio Comunale, Petitto, sì, al quale ho fatto una domanda un po' impertinentina, no? Che voglio fare anche a lei. A Petitto ho detto, ma è vero come si dice che in qualche modo, poi ho sintetizzato il concetto, che Petitto è il Richelieu del Comune di Avellino, insomma è quello che manovra, che comanda tutto sommato. Ora voglio chiedere, no, in considerazione delle deleghe che c'ha, bilancio personale, innovazione, formazione, quella più politica, rapporto col gruppo consigliare, vice sindaco, chi è il sindaco di Avellino? È Paolo Foti, Elena Iaverone, oppure è il presidente del Consiglio Petitto? Chi comanda? Comanda Paolo Foti. Siamo sicuri? Sicurissimi. Quindi è anche un modo per scaricarsi un po' di responsabilità, no? Perché no, io ho un altro ruolo. I giudizi sulla città non sono sempre molto molto positivi, sull'amministrazione. Il sindaco è molto presente, ci confrontiamo quotidianamente, anche per ore. Io e lui in modo particolare, ma anche con tutti gli altri assessori. È lui che, diciamo, detta la linea. Livio Petitto è un buon presidente del Consiglio Comunale, un grande esperienza politica, indubbiamente anche un consigliere molto forte, perché anche in politica conta molto il consenso, la politica è fatta di numeri, quindi lui è il consigliere comunale che ha preso più voti, e questo indubbiamente lo mette anche in una condizione di vantaggio rispetto agli altri consiglieri, però... Ripeto, comanda il sindaco di Avellino. Parliamo un po' del bilancio? Una domanda addirittura scontata, che un cronista deve fare. Come siamo messi col bilancio? Cioè, non si parla più di dissesto, di predissesto, però si parla magari di qualche avviso di garanzia. Insomma, c'è anche una cornice un po' giudiziaria, ma la quale non va toccata, non mi interessa. Mi interessa più sapere, sul piano più squisitamente politico, con il bilancio come siamo messi, in che senso, vice sindaco. Abbiamo dei trasferimenti statali sempre più assottigliati e quindi un problema in più per un comune, per un piccolo comune oppure per un comune come quello di Avellino. Ce la fate? Cioè, riusciamo con gli introiti che avete a portare effettivamente in pareggio il bilancio, al di là della formalità dettata dalla legge di pareggiare il bilancio? Allora, le condizioni economiche, come diciamo, è noto a tutti, non sono certamente floride, ma come la maggior parte dei comuni d'Italia, perché come ricordava lei abbiamo avuto nel 2015 un trasferimento in meno dallo Stato centrale di 2,5 milioni, quindi importi importanti appunto. Siamo un po' in sofferenza di cassa perché abbiamo dovuto fare alcune anticipazioni, come per la metropolitana leggera, 4,5 milioni, abbiamo terminato alcuni lavori pubblici, però siamo in attesa, diciamo, dei trasferimenti che dovrebbero arrivare, mi auguro, nel più breve tempo possibile. La Giunta, nonostante queste difficoltà, vorrei ricordare la cittadinanza che nel 2014, perché lei parlava del consuntivo 2013, che non ero io assessore, però magari dopo farei anche un passaggio su questo per spiegare questo con certezza. Questo per quanto riguarda l'aspetto l'avviso giudiziario. Che lei diceva, certo, di garanzia, un eventuale avviso di garanzia, anche se lo stato dell'arte, io mi auguro che non avvenga mai, perché la politica non si fa nelle aule di tribunale. E quindi questo poi lo spiegheremo meglio alla cittadinanza. Nel 2014, cioè da quando io sono assessore al bilancio, ho dichiarato questo comune ente strutturalmente deficitario perché avevamo sforato il quinto parametro, ma siamo riusciti a contenere la spesa e questo è fondamentale in un bilancio che si regge veramente su un pareggio, diciamo al limite del pareggio, e quindi importanti sono, con il bilancio di assestamento che ho portato a fine anno, due diciamo, situazioni che diventano l'equilibrio di questo bilancio, che sono la questione asso servizi. Come lei si ricorderà, siamo in una fase finale di questa vicenda, in quanto
quanto è quasi definita una transazione, un accordo bonario tra la società Asso Servizi e il Comune di Avellino, perché ci sono state appunto accertate 7 milioni di ingiunzioni fiscali a seguito di una evasione della città di Avellino. Però vorrei subito chiarire e sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, che l'evasione rispetto alla Tari, all'IMU, all'ICI, parliamo degli anni 2009-2012, sono in piccola parte ascrivibili al singolo cittadino, ma c'è un'evasione soprattutto di enti pubblici. E questo ci tengo a sottolinearlo, perché come scambiavamo prima qualche opinione, nel momento in cui i cittadini devono pagare le tasse, logicamente il pagare, diciamo, il sistema di uguaglianza, cioè che devono pagare tutti, questo significa logicamente anche minori tasse per tutti, e quindi il cittadino avellinese in gran parte rispetto ai propri obblighi, e questo è veramente una cosa che mi sento onorata, ecco. Certo. C'è comunque un margine di evasione, non so quanto possa essere ad Avellino, però alcuni sindaci che ho intervistato hanno parlato addirittura di margine di evasione che si aggirano intorno al 30%, 33%. Ora, al di là delle percentuali, anche un 10, anche un 5% di evasione va ad incidere poi sul diventa ratio fondamentale per i nostri bilanci, che già si basano su un equilibrio precario. Ecco, però la domanda è, assessore, che cosa fa il Comune di Avellino, non l'assessorato al bilancio soltanto, cosa fa l'amministrazione comunale di Avellino per cercare di scoraggiare questa evasione, per cercare di controllare e quindi di ridurla al minimo, puntando a zero, tendendo a zero? Questa è stata un po' la motivazione per la quale poi è stata affidata la gestione, quindi la concessione del servizio tributi a questa società esterna Asso Servizi, proprio per cercare di fare questa lotta all'evasione, perché l'ufficio interno, quindi l'ufficio tributi del Comune di Avellino, non è, diciamo, attrezzato, nel senso che si ha le competenze professionali, molte persone, si immagini che tra quest'anno e l'anno prossimo andranno in pensione una trentina di dipendenti comunali. Quindi, diciamo, un po' l'età generazionale, un po' le competenze, e l'ufficio tributi va ripotenziato. Da quando io sono assessore alle finanze, e quindi ho anche i tributi e sono anche assessore al personale, ho ripotenziato questo ufficio, che adesso sta svolgendo un ruolo anche più adeguato, però non riusciamo soltanto con l'ufficio tributi ad evitare, ecco, che ci sia questa evasione. Mi auguro che riusciamo in questo accordo bonario che stiamo facendo con la società Asso Servizi a recuperare soprattutto l'anno 2011, perché poi, insomma, andremo in prescrizione. Nei prossimi mesi credo che dovremo progettare una gara per un servizio non di concessionario, come era la società Asso Servizi, ma credo di supporto all'ufficio tributi. E quindi dovrò ripotenziare anche l'ufficio. Speriamo che questo risultato produrrà qualche effetto, perché sicuramente poi, se vanno in prescrizione gli anni, non riusciremo più a recuperarlo. Senta, assessore, io mi permetto così di interpretare, no, o tentare di interpretare, ma soltanto con il buon senso, quella che può essere una domanda che il cittadino avellinese si sente di dover fare all'amministrazione comunale. Smettetela, ecco, smettetela, non lei, non smettetela di fare polemiche. Dateci qualche segnale di speranza per le cose serie di cui questa città ha bisogno, no? I cantieri saranno chiusi prima o poi, le difficoltà finiranno probabilmente, anzi io ne sono certo, da qui a qualche mese, magari 3, 4, anche 6 mesi, avremo una città più fruibile dal punto di vista della mobilità, anche più pulita, anche più bellina. Ecco, detto questo, che non può assolutamente bastare agli avellinesi, no? Le linee strategiche, secondo Iaverone, che bisogna perseguire per poter far diventare una buona volta per tutte Avellino capoluogo di fatto, oltre che di nome.
Allora, come diceva lei, i cantieri sono verso la fine, quindi penso che nei prossimi mesi la città diventerà anche urbanisticamente più carina. Punterei molto sulla cura del quotidiano. Quindi una maggiore pulizia della città, delle strade, delle periferie, perché è questo che è mancato da un po' di tempo, perché c'erano dei cantieri che noi abbiamo, diciamo, ritrovato, altri che abbiamo aperto noi. Quindi cura del quotidiano sicuramente dovrà essere uno degli obiettivi, e quindi maggiori servizi. E soprattutto poi punterei su quelli che sono i settori strategici sui quali io come assessore al personale ho puntato, che sono la tutela ambientale e quindi il settore ambiente, il settore Europa più, che è, diciamo, il fulcro nevralgico del nostro comune, perché è l'ufficio che programma e poi fa incassare appunto al comune i finanziamenti che sono alla base per poi fare questi investimenti, e poi anche il settore manutenzione. Che come lei sa, noi abbiamo la manutenzione delle strade, la manutenzione dei luoghi pubblici, quindi penso alla Villa Comunale, penso al Parco Santo Spirito, che adesso abbiamo la gestione con l'ACS, però mi rendo conto che, diciamo, potrebbero essere anche gestiti in maniera diversa. Io ho fatto per 4-5 mesi anche l'assessore al patrimonio e penso che i due settori nevralgici di un comune debbano essere per forza l'ufficio tributi, quindi il settore finanze, perché è da lì che recuperiamo risorse, quindi come diceva lei, la lotta all'evasione, e subito dopo il settore patrimonio, perché il mettere a reddito le strutture, perché il comune di Avellino ha tantissime strutture, anche diciamo di interessi notevoli, e quindi mettere a reddito le strutture significa non solo scrollarsi la manutenzione, che il nostro comune non ha le possibilità diciamo di effettuare, tenere questi, penso al Parco Santo Spirito, penso al Parco Palatucci, diciamo strutture che possiamo dare in gestione, queste possono portare occupazione perché magari affidandole a società possono anche far occupare giovani della nostra provincia e poi diventano un fiore all'occhiello della nostra città. Certo, abbiamo 3 minuti e Sì. io vorrei farle ancora 3 domande, quindi cerchiamo Prego. di stringere i tempi Sì. anche delle risposte. La prima domanda, io credo che noi, un po' tutti noi, non di Avellino, cittadini italiani in modo particolare, siamo talmente abituati alla normalità di certe condizioni, ad esempio penso alla corruzione nella pubblica amministrazione, no? Che ci accorgiamo della normalità vera soltanto quando poi c'è l'episodio giudiziario di corruzione. Ora, di questa giunta Foti, di questa amministrazione, possiamo dire, possiamo dare le pagelle sulle capacità, sulle incapacità, sui livelli di efficienza, eccetera, però una cosa pare certa, insomma, qui non c'è manco l'ombra della corruzione e questo è un bene straordinario. Ho voluto sottolinearlo perché credo che sia importante anche raccontare il bene, no? Ma anche per fare la domanda, già che alla corruzione, o alla tentazione della corruzione, no? In qualsiasi senso siamo un po' tutti soggetti, tutti no, nessuno non è soggetto. Anche Gesù fu tentato, non dalla corruzione ma da altre cose. È molto difficile per un amministratore, che riveste una carica importante come quella sua, di vice sindaco con tante deleghe, è molto difficile resistere alla tentazione della corruzione perché immagino che poi le occasioni capitano sempre, Caro direttore, io do molta importanza no? alla Mi perdoni per famiglia. la domanda molto molto Si figuri, articolata. non ho nessun problema a rispondere. Io do molta importanza alla famiglia. Io provengo da una famiglia per bene, dove i miei genitori mi hanno insegnato i valori veri. Provengo da una famiglia anche borghese, quindi ho sempre apprezzato le cose che ho, non ho mai voluto il di più e ho sempre avuto stima degli altri. Perché una cosa che io le volevo dire, che poi lei mi ha interrotto, uno dei settori che noi stiamo veramente valorizzando è proprio il settore dei servizi sociali, perché lei non immagina il mio tempo, e glielo possono dire i consiglieri comunali maggiori, di quando il tempo che trascorro in comune a ricevere persone in condizioni disagiate.
È veramente mortificante per un amministratore vedere persone che soffrono e non poterle aiutare. Bene, la seconda domanda, vado velocemente Sì, anche se l'argomento è chiedo scusa. interessante, sarò anche io più breve, Sì. no? Le periferie, lei accennava prima alle periferie. Renzo Piano dice una cosa che mi sento, per quello che può valere, di condividere fino in fondo. Le periferie sono, lo dico, senza il suo linguaggio forbito, sono la condizione per promuovere davvero lo sviluppo in qualsiasi città, piccolo o grande che sia. A Parigi in qualche modo sta funzionando. Che ne pensa? Sono d'accordissimo. Diciamo che alcuni quartieri già sono stati riqualificati, non sono più periferie, come può essere Valle, che diciamo, è dotata di tanti servizi. Sicuramente questa maggiore attenzione alle periferie potrà essere effettuata nel momento in cui saranno chiusi tutti i cantieri e quindi tutti diciamo, gli investimenti saranno diciamo, destinati a questa riqualificazione delle Certo, periferie. non c'entra niente la corruzione qui, attenzione. La domanda è, lei se ne va a dormire sempre tranquilla la sera? Cioè, non c'entra la corruzione, per cui il riferimento è a quello che fa e a quello che potrebbe fare in più per soddisfare le aspettative dei cittadini avellinesi, di quelli che l'hanno votato, ma di tutta la città. Le responsabilità sono tante, quindi ci sono tante sere che penso a quello che potevo fare, a quello che non potevo fare, a quello che potrò fare. Ma quando la coscienza è a posto e c'è l'impegno, c'è la serietà, l'onestà, la trasparenza, la determinazione, io credo che alla fine i risultati arriveranno. Poi se non arriveranno, ci ho messo l'impegno, Senta, anche io però. sono convinto della risposta che mi dà, ma ne sono proprio talmente convinto, no? Lei, Foti, lo voterebbe un'altra volta? Io ho detto al sindaco che deve tentare il secondo mandato perché è una persona molto seria, molto Non lo tenterà, onesta. già ha detto che non vuole Lo farlo tenterà. ed è anche sbagliato secondo Allora me dirlo, però. la domanda che mi ha fatto è sbagliata. Ma lo voterebbe? No, no, Io era un sì. condizionale, attenzione, lo Lo voterebbe? voterei. Bene, finisce qui l'intervista a questa tribuna politica con il vice sindaco di Avellino, Elena Iaverone, che ringrazio per essere stata con noi, anche per le cose dette, spiegate in maniera molto molto chiara e devo dire, se posso Grazie. chiosare, anche in maniera molto molto genuina e corretta. L'ho trovata estremamente sincera. Grazie Grazie. ancora ad Elena Iaveroni, grazie a voi, Grazie appuntamento con la prossima puntata di Tribuna Politica. a lei. Grazie.